Amici di Ant, buongiorno e un bentornato a un carissimo amico, l'avvocato Andrea Traini, col quale faremo una bella chiacchierata stamane. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, sempre ben accetto. Giustamente ci ricordiamo sempre degli amici. Sapete, facciamo un po' un punto indietro, anche perché parlando delle recenti elezioni a San Benedetto del Tronto, non è un caso che sia stato il più votato. Quindi diciamo anche questo... È una soddisfazione che non ti gratifica, però è un riconoscimento che hai avuto dalla città e questo è già una base solida. Beh, sicuramente il fatto di essere arrivato primo su tanti candidati, aver avuto un risultato personale importante, questo sicuramente fa piacere, questo è indiscutibile. Chiaramente laddove questo mio risultato personale fosse coinciso anche con la vittoria della coalizione di cui facevo parte, sarebbe stato il massimo, perché comunque è chiaro che un conto è poter far parte di una maggioranza, di poter incidere dal punto di vista dell'indirizzo politico, e un conto è quello di essere in opposizione, benché più votato, ma comunque fare opposizione in maniera corretta, trasparente e indegerrima su alcune questioni fondamentali. Però è chiaro che fa piacere, però poteva andare molto meglio, insomma, questo è l'inciso. Non è che ti fa crescere di statura o di grandezza, però giustamente è un fatto che quando vai in giro hai un qualcosa col quale poterti porre con le persone quotidianamente. Ti chiedo questo: adesso giustamente c'è questa spaccatura tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, spaccatura per quello che è successo durante le elezioni a Mattarella. A tuo avviso è un qualcosa che potrebbe andare a inficiare il quotidiano anche qui da noi, parliamo qui della nostra provincia? Ma io ritengo che quello che è successo durante la settimana scorsa, durante l'elezione del Presidente della Repubblica, sicuramente ha evidenziato delle crepe all'interno di qualcosa che sembrava coeso, chiuso, coibentato. Non è proprio così, è evidente che comunque l'indirizzo che è stato dato dai principali partiti del centrodestra non sono stati pienamente condivisi, e questo è emerso all'ultimo giorno, quello di sabato scorso, allora quando insomma la Lega ha deciso di rimanere sul presidente uscente, e quindi di fatto rimanendo con l'attuale coalizione di governo, se vogliamo, e quindi in un certo qual modo non dando quella priorità alla coesione che comunque veniva evidenziata anche per i progetti futuri, perché non dimentichiamo che fra qui ad un anno ci saranno anche le politiche. Questo chiaramente nell'immediato avrà comunque aprirà delle discussioni inevitabili, però credo che comunque sia nel medio tempo potranno essere comunque limati quelli che sono, diciamo, gli angoli di questa vicenda. Anche perché un centrodestra coeso ha sicuramente un peso specifico superiore a quello che potrebbe essere ogni singola unità di questo centrodestra. Chiaro che Fratelli d'Italia, che ha dimostrato sia a livello locale che a livello regionale che a livello nazionale una certa coerenza, questo penso sia indiscutibile, chiaramente in questa fase è quello che si è dimostrato, a mio parere chiaramente, il partito più credibile della coalizione, questo indubbiamente. Torniamo a San Benedetto del Tronto, anche perché tu avevi una carica importante quando eri assessore, avevi il bilancio, adesso ce l'ha Domenico Pellei, però ci sono tante cose che questa amministrazione sta cercando di confermare dopo quello che è stato il mandato in campagna elettorale. Parliamo della piscina, parliamo dello stadio, parliamo del Pala Riviera, parliamo dell'ordine pubblico, sono tante cose, però mi sembra che insomma l'amministrazione spazzafumo stia cercando, almeno non perché si possa fare tutto e subito, però se tu hai un progetto hai 5 anni per poterlo mettere in pratica. Ma allora, l'attuale amministrazione sostanzialmente ancora è poco, cioè l'onestà intellettuale mi impone comunque di dover ancora concedere il beneficio del dubbio, perché comunque 3 mesi e mezzo sono pochi. Però è anche vero che i primi 100 giorni di fatto sono in scadenza, sono scaduti, cioè siamo lì. E di questi primi 100 giorni quello che era messo nel programma di mandato dell'attuale sindaco, ricordo ad esempio, per dirne una, la ripiantumazione dell'essenza arborea lungo via Basubio per migliorare l'ingresso a sud della città, che sarebbe stato fatto nei 100 giorni, perché è proprio messo nel programma.
Fiamma, ad esempio, questo non è stato fatto, così come non sono stati fatti tutti quegli interventi in tutte quelle aree verdi, in tutte quelle aree bambini, anche lì nei 100 giorni, che in realtà non sono stati fatti. Quindi io non vorrei che adesso, quando poi ci si trova ad amministrare realmente, poi i nodi vengono al pettine. Perché? Perché la pubblica amministrazione, ma in generale, non solo il comune, ha delle fasi fatte appunto di programmazione, come giustamente ricordavi, di impegno di spesa, di affidamento dei lavori. Quindi c'è tutto un iter burocratico che va conosciuto, e probabilmente in alcune situazioni c'è stata forse leggerezza dal punto di vista dell'impegno preso con la città. Per quanto riguarda i progetti più importanti di cui ricordavi, parliamo del balene, parliamo della piscina, parliamo insomma delle opere pubbliche che sulla quali la precedente amministrazione qualcosa comunque aveva iniziato a fare, poteva fare di più? Sicuramente sì, però dire, come molti dicono in giro, che non è stato fatto nulla, allora lì vuol dire non essere intellettualmente onesti dal punto di vista quantomeno politico. Sicuramente il tempo ce l'hanno, di risorse a bilancio, vuoi per il lungomare ad esempio, i mutui ai nostri contratti, il piano di ammortamento con Cassa Depositi e Prestiti è stato già preso in considerazione. Quindi poi andare sulla stampa e dichiarare che i soldi per gli aumenti del lungomare ad esempio verranno utilizzati in lungomare non è proprio così, perché dovremmo dirla tutta, probabilmente quei soldi che con la scusa del lungomare probabilmente andranno a rimpinguare degli altri capitoli di bilancio per i quali non hanno trovato la quadra, probabilmente sarà andata così. Quindi all'orizzonte insomma le sfide sono tante. Tutti si riempiono la bocca con il PNRR, ma è anche vero che per il PNRR però ci vogliono i progetti, e per fare i progetti ci vogliono le persone qualificate, perché se poi non hai progetti, non hai progetti credibili e finanziabili, rimarremmo sempre al palo. Non so se da questo punto vi ho visto che, o quantomeno ho sentito che il mio omologo, l'attuale assessore al bilancio, si è prodigato, è andato a Roma, è andato a parlare col sottosegretario e quant'altro. Lo abbiamo fatto anche noi, evidenziandolo molto meno sulla stampa, che se andiamo al ministero chissà che cosa, però ad ogni modo ben venga laddove si riescano a sbloccare delle situazioni, e ben venga laddove si riescano a reperire ulteriori fondi, vuoi per la piscina o per altri impianti. Però secondo me le cose da fare sono tante, e quelle che stiamo seguendo adesso sono tutte quelle che erano già iniziate in passato, ad esempio sull'Albula, no? la pista ciclopedonale, piuttosto che altri interventi insomma che qualcuno sta vedendo adesso, ma sono frutto evidente della precedente amministrazione. Ti chiedo, consigliere di minoranza, mi pare che fai parte di una commissione importante, progetti futuri, perché giustamente ormai hai già quella esperienza che ti potrebbe far fare anche qualcosa in più, visto che sei ancora giovane. Ma guarda, sinceramente, sul discorso commissioni, visto che hai menzionato il discorso commissioni, una breve parentesi la voglio aprire e la chiuderò anche in maniera molto veloce. Però è anche vero che qualcosa deve essere evidenziato. Sulla stampa si è letto molto sul discorso delle commissioni, per una settimana si è parlato soltanto di questo. Diciamo che le commissioni da 10 che erano precedentemente sono passate ad 8. Okay, perché comunque quella sulla sicurezza è stata accorpata al sociale, e quello che era la sicurezza è stata la polizia municipale, la protezione civile, tutto quanto, invece quello che era la sanità è andata sul sociale, diciamo l'hanno ridotto, e questo va bene. Hanno poi dichiarato che di queste 8, 3 sarebbero state concesse all'opposizione. Noi dico va bene, questo l'abbiamo accettato anche di buon grado, però poi analizzando un po' i numeri, perché poi i numeri non mentono mai, in opposizione siamo 9, di cui 6 siamo di centrodestra, quindi abbiamo ritenuto opportuno che dei 3 che venivano concesse all'opposizione, 2 al centrodestra e 1 al centrosinistra. Loro hanno voluto seguire un criterio diverso, ossia per coalizioni, cioè per candidato sindaco, quindi 1-1-1. Sembra un po' paradossale, però questo era il principio che hanno voluto seguire, nonostante noi rappresentiamo il 42% della città e qualcuno lo rappresenta se no il 15%, quindi insomma. Ad ogni modo poi dico, ma anche laddove dico
nelle varie riunioni che abbiamo fatto, perché abbiamo cercato di trovare una sintesi, non è che non ci siamo prodigati in questo senso, però nemmeno dico va bene, facciamo uno, ma almeno sia concesso il beneficio della scelta, certo. Nemmeno quello. Quindi a quel punto è chiaro che come il principio, no, detto dalle nostre nonne, o mangi questa minestra o salti dalla finestra, il principio era un po' quello, perché alla fine detto, siamo andati ai voti nelle varie commissioni, a me mi hanno votato presidente della commissione B, benché io non avessi concesso la disponibilità, l'avevo detto prima, l'avevo detto giornale, nonostante tutto, comunque la maggioranza ha interferito nella nomina delle presidenze della minoranza, secondo me in maniera scorretta, e alla fine insomma la consigliera Bottiglieri ha preso la sanità, la consigliera Marcheggiani, che è con la coalizione di Canducci, ha preso l'urbanistica, e a noi ci hanno lasciato in maniera residuale il bilancio così. E quindi è chiaro che a quel punto io come presidente nominato e gli altri membri del CRS nominati vicepresidenti delle varie commissioni, chiaramente a questo punto ho detto vabbè, a questo punto faremo i membri delle commissioni, ma non vogliamo, questo un po' aperto e chiuso per come è andata quella cosa, che è un po' sinceramente da chi parlava di nuova politica, di partecipazione, che poi sono tutti termini di cui tutti si riempiono la bocca, ma poi concretamente il principio è stato ben altro. La domanda la faccio sul prossimo Consiglio Comunale, che è il prossimo 12 febbraio, dove c'è un nodo al pettine che dovrebbe interessare un po' tutti voi. Parliamo del famoso problema dello stadio Rio delle Palme, dove la Power Glass giustamente fa una richiesta al comune, perché è proprietario dello stabile, la Barlocci ha sollevato un po' di polverone, ma ci sono tante cose che purtroppo verranno chiarite, perché pare che la Barlocci abbia voluto vedere gli atti, come stavano le cose. Come la vedi questa cosa e che cosa potrebbe uscirne fuori? Guarda, su questa vicenda oggettivamente io non conosco molti riflessi per tanti motivi, sia perché la delega agli impianti sportivi e comunque sia i lavori pubblici non era una delega che seguo io all'epoca, io ho partecipato soltanto ad una delibera di giunta del 25 di agosto del 2020, dove sostanzialmente si dava l'indirizzo a seguire quel progetto, quindi a approvare quel progetto, ad aumentare le garanzie e tutto quello che era necessario, che poi in futuro si è poi saputo che tanti documenti e garanzie richieste poi non sono state seguite. E dopodiché non molte vicende poi non lo seguite, perché poi nel settembre ottobre del 2020 io insomma diciamo che non è che dialogavo molto con la vecchia amministrazione, tant'è vero che poi di lì a poco tempo poi mi dimisi. C'è stata comunque una commissione d'inchiesta che è fatta proprio da consiglieri, presieduta dall'attuale assessore all'urbanistica, che ha reperito tutti i documenti che riteneva opportuno, ha sentito chi riteneva di dover sentire, e quindi è stato fatto anche un documento, un dossier che è a disposizione di tutti, dei consiglieri. Quindi io credo che comunque un accesso da questo punto di vista, la Barlocci ha dichiarato di averlo anche visto, quindi l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che in questa fase storica, essendo pendente un procedimento presso il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, non so laddove fossero diciamo così rilevate o rivelate tutte le questioni attinenti alla documentazione, agli impegni che hanno seguito gli uffici, perché questo poi è, chiaramente è più di pertinenza degli uffici che devono seguire l'iter procedurale, non so se è opportuno farlo in questa fase, divulgare sul giornale tante questioni in corso di un giudizio, che comunque per opportunità insomma non so se è il caso. Probabilmente se attendessimo un altro tanto, il plico è lì, la documentazione è lì, chi dovrà essere informato lo sarà o lo è già stato, quindi non credo che verrà, però non so se è opportuno in questa fase sinceramente. Ok, bella chiacchierata con Andrea Traini, io ti ringrazio della visita, ti faccio in bocca al lupo per il futuro, e quando avrai bisogno il nostro salotto per gli amici c'è sempre. A disposizione, è sempre un piacere venire, lo sai, lo faccio sempre ben volentieri, quindi grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie a te.